11 febbraio 2015, giornata da ricordare al Grand Hotel Tiziano di Lecce. Di scena, la degustazione dei vini dell'azienda Casanova di Neri, per l'occasione alla presenza del suo titolare, il signor Giacomo Neri. Un brand, quello toscano, nato nel 1971 nel territorio di Montalcino, che produce vini con un'attenzione maniacale durante tutto il processo di vinificazione. Come i più bravi sommelier sanno, questa è una delle poche aziende vitivinicole italiane celebrate universalmente in tutto il mondo. Tra l'altro, Casanova di Neri è l'unica cantina ad aver vinto il premio di Wine Spectator di miglior vino del mondo, con il suo Brunello di Montalcino tenuta nuova, e ad aver ricevuto per ben due volte il punteggio di 100 centesimi con il Brunello di Montalcino Cerretalto. La degustazione è stata moderata dal talento di Alberto Lupetti, mentre preziosa è stata la presenza del relatore dottor Giuseppe Baldassarre, che ha affiancato il produttore toscano Giacomo Neri nell'analisi dei 5 vini. Si sono degustati il Rosso di Montalcino 2012, il Brunello di Montalcino 2010, il Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2010, il Brunello di Montalcino Cerretalto 2008 e il Pietradonice 2010. Cosa significa Brunello di Montalcino e soprattutto cosa significa Brunello di Montalcino per Giacomo Neri? Brunello di Montalcino è un vino che ha una grande personalità nelle sue diversità di espressione a Montalcino, vitigno unico, sangiovese, Montalcino, territorio unico. Per Giacomo Neri, Brunello di Montalcino significa Casanova di Neri, significa produrre un Brunello che ha una grande, all'interno di una grande denominazione, ha una grandissima personalità e riconoscibilità, perché nel bicchiere tutti i nostri vari cru che produciamo sono riconoscibilissimi. Sono Brunello di Montalcino, ma sono Casanova di Neri, sono i cru di Montalcino, sono i cru di Casanova di Neri, per cui la mia idea è quella di avere un percorso che ha cercato di personalizzare al massimo l'unicità dei vini, partendo dalla terra, partendo dal vigneto, non campata, ma partendo dal vigneto, cercando di avere grandi vigneti per avere nella denominazione Brunello di Montalcino, avere vini di Casanova di Neri riconoscibili, unici e per me di grande qualità. Nemo profeta in patria, purtroppo, il Brunello di Montalcino, e non sfugge alle regole il Brunello di Casanova di Neri, piace più all'estero, molto più all'estero che in Italia. Perché? Il Montalcino io spero piaccia anche in Italia, forse ci sono vari motivi, un motivo economico, per una crisi, per una forse a volte anche minore conoscenza, più superficiale. Però speriamo che spero che nei prossimi anni anche i consumatori italiani si possano avvicinare più al Brunello, a capire le varie peculiarità e espressioni del Brunello di Montalcino, perché è un simbolo del vino italiano, è un simbolo anche del Made in Italy. Circa un anno fa ho avuto l'onore e il piacere di conoscere Giacomo Neri, grazie a un amico comune, Alberto Lupetti. Da subito è nata una grande amicizia. E per questo Giacomo Neri ci ha onorato questa sera a guidare la degustazione dei suoi grandi vini. Grande Brunello di Montalcino Cerretalto, più volte premiato da Wine Spectator 100 centesimi. Tra l'altro abbiamo degustato i Brunelli, sia il Brunello etichetta bianca che il Brunello tenuta nuova 2010, una grandissima annata, che ancora rappresenta un'anteprima. Ma la cosa particolare è che non sarà in commercio perché è stato già tutto venduto. E per questo mi sento di ringraziare Giacomo Neri di aver dato la possibilità alla delegazione di Lecce, da me coordinata, di questo vino così importante. È stata una bellissima serata che ha visto coinvolti oltre 100 partecipanti che hanno fatto a gara per accaparrarsi un posto, perché da subito abbiamo avuto il sold out e molte persone in lista d'attesa. È stato veramente un evento irripetibile e per questo non finiremo mai di ringraziare io e tutti gli amici dell'AIS Lecce, Giacomo Neri, che ci ha donato questa degustazione in onore della nostra amicizia. La degustazione di stasera è stata semplicemente entusiasmante, una progressione di vini di grande classe, estremamente territoriale, di questa azienda leader che
e Casanova di Neri. Siamo partiti da un rosso di Montalcino di grande freschezza, di grande temperamento, un vino bevibilissimo ma anche espressivo della varietà da cui viene prodotto, per passare poi a un Brunello di Montalcino tradizionale, un Brunello di quelli che fanno un affinamento tradizionale, che dimostrano un carattere più austero ma una grande capacità di tenuta e di evoluzione. Poi Tenuta Nuova è un Brunello che risente di una condizione pedoclimatica più calda, un Brunello profondo, monumentale, sontuoso, ricchissimo, di grandissimo equilibrio. E poi un classico, Cerretalto, un vino straordinario, poderoso, con un tannino di grandissimo lignaggio che sfodera una capacità di evoluzione grandiosa, di tempi lunghissimi. E per finire un vino sorprendente, un Cabernet Sauvignon, tutto il cinese, ma come sappiamo in Toscana e in questa zona di Montalcino il Cabernet è di casa, è rimasto lì ormai per secoli, portato dalla famiglia dei Medici, si è acclimatato in maniera perfetta, il vino ha uno spessore meraviglioso e profondo, ha una personalità unica, direi perfettamente incarnata in questo territorio, quindi è un internazionale, così per modo di dire, in realtà è un vitigno di casa che è diventato, ha messo le sue radici in questa terra meravigliosa e, senza perdere la sua personalità, ci regala una stoffa lunghissima e profonda. La IS Puglia vi ringrazia per la visione.